Il weekend della pallavolo non si ferma. Dopo l'esaltante successo in Serie C delle Uxia della pallavolo Cirignola, tocca adesso alla Serie B, sia femminile che maschile, dare la giusta impronta. Per l'ottavo turno delle donne, le ragazze della Libera Virtus ospitano al Palladio alla 18 il Pescara Fanalino di coda ed ancora a secco di punti. Un impegno sulla carta agevole, ma certamente da tenere in considerazione, soprattutto perché è un avversario che potrebbe creare problemi. Nel precedente turno di campionato le gialloblu hanno vinto seccamente 3-0 sul terreno delle Brindisi. Invece cerca riscatto l'Udas Volley nella B maschile. I biancazzurri affronteranno domenica pomeriggio la proibitiva sfida a Gioia del Colle. Sconfitti per la quarta volta davanti al proprio pubblico, gli udassini ovviamente partono sfavoriti nel pronostico, al cospetto della seconda in classifica che ha 17 punti all'attivo con 6 vittorie su 6 gare disputate. Lanzone e compagni al momento non riescono ad allontanarsi dalla zona pericolo. Vittoriosa in trasferta, brutta in casa. Se non si cambia mentalità, la situazione rischia di precipitare. Mimmo Siena, Speciale News.